Al secondo giorno di presidio i tir sono entrati tutti in fabbrica. A quello già dentro, carico di macchinari e pronto a partire dal 5 febbraio, se ne sono aggiunti altri 4. Le linee di produzione dello stabilimento di sensori per il settore automotive sono state completamente smantellate, riferiscono sicuri della notizia i dipendenti che restano fuori dai cancelli. Sono pochi e a maggioranza donne, ma non si perdono d'animo. Vogliono difendere il posto di lavoro che da 20 anni garantisce loro una vita dignitosa. La procedura utilizzata dalla FAIST per il licenziamento collettivo non è corretta, tuona il segretario FIMCISL Domenico Bologna, che ha formalizzato la contestazione in un verbale nella sede di Confindustria in Val di Sangro. Intanto cresce l'attesa della convocazione in prefettura. Siamo in attesa della prefettura dopo che noi abbiamo chiamato tutto lo schieramento politico abruzzese in difesa di questa azienda, ma soprattutto in difesa del territorio, perché non può passare il principio che un'azienda viene di notte, secondo me, quindi un parere personale, non rispettando la legge che prevede che per le chiusure collettive bisogna aprire una procedura di 75 giorni in cui dà la possibilità al sindacato di chiedere un incontro per cercare di trovare soluzioni alternative, se non si trova quindi la convocazione anche dell'ufficio provinciale del lavoro e altro, e poi alla fine del percorso in Italia la legge prevede che si può licenziare. Invece questa azienda sta facendo un percorso inverso. Vuole portare i macchinari fuori, infatti vediamo i tir che già sono caricati, e poi applicare i 75 giorni, ma noi a quel punto no, toglie tutto il potere contrattuale al sindacato e le possibilità di trovare una soluzione alternativa al licenziamento. Perciò abbiamo chiesto un incontro non alla regione, non alla provincia, non al governo, ma chiediamo alla regione, al prefetto, perché secondo noi c'è un problema di non rispetto della legge di ordine pubblico. Noi stiamo qua, i lavoratori stanno qua in presidio per cercare di non far uscire il loro lavoro, perché non è le merci che stanno portando fuori, ma il loro lavoro. Stiamo qua per far ripristinare le condizioni di partenza, cioè la fabbrica e i macchinari devono rimanere qua, aprissero la procedura e cominciamo il percorso che prevede la legge. Guardate, se non troviamo una soluzione qua, tutto il sistema Abruzzo, significa che l'Abruzzo non è il primo, ci sono state altre aziende che hanno fatto questo, ma non in questo modo, diventa il far west. Ognuno viene di notte, si prende i macchinari, i lavoratori la mattina non trovano niente.